cosa che mi viene in mente è travolgente. Una donna minuta, piccola, con due occhi che ti annientavano. Grande dolcezza anche nella sua fermezza, però grande dolcezza. Una donna è un artista estremamente generosa. E poi l'ha dimostrato diventando un direttore straordinario. È stata la prima persona a credere in me, perché ero una ragazza molto giovane, aggiunta, eppure lei mi distribuì subito in ruoli molto importanti, finché poi mi diede proprio il ruolo da protagonista nello Schiaccianoci al suo posto, regalandomi anche un suo tutù. Quindi sono veramente molto legata a lei, molto legata per quello che mi ha insegnato, non solo come artista, dandomi tanto, con una grande generosità, ma come persona, a livello umano. Manca molto, Elisabetta è venuta a mancare, manca molto a me come a tanti altri. Lei è stata un po' una chioccia per noi, perché io quando sono entrato a scuola lei era un étoile che noi vedevamo, perché andavamo a vedere gli spettacoli o quando partecipavamo come allievi la vediamo scendere. Era sempre molto attenta a noi, ci ha sempre dato moltissimi consigli. Era una persona che si dava completamente agli altri. Il ricordo più bello di Elisabetta è Elisabetta. Elisabetta nel suo completo, nella sua completezza, perché era artista, era donna, era viva, era ballerina straordinaria, ironica. L'ironia di Elisabetta era senza limiti. È un punto fermo della mia carriera, sia come collega, che come insegnante, che come persona.